Stavo, allora adesso ho detto lui, la sala fino a che ora c'è? Fino alle 12.30 dobbiamo concludere perché i signori del centro sociale devono utilizzarla. Volevamo fare un piccolo brindisi, quindi direi verso le 12.10 di chiudere. Sì, diamo la parola al segretario. Chiudere, comandate voi comandate, io mi adeguo alle vostre disposizioni. Chi giusti? Facciamo 5 minuti. Va bene. E io volevo fare due considerazioni in questi 5 minuti. La prima è questa. Ieri l'altro Renzi e il governo hanno consumato una scelta profondamente dirompente sulla questione dei job act. Credo che questo è un fatto politico gravissimo. E non solo c'è stato un atteggiamento arrogante nei confronti della minoranza del PD, che è politicamente grave, che ha messo subito in cantina il metodo Mattarella, che giustamente Andrea prima esaltava come un metodo giusto in sé, oltre al fatto che ha prodotto un presidente di grande livello, di grandissima affidabilità politica e democratica, ma è un atteggiamento di arroganza di confronto del Parlamento, che è ancora più grave della minoranza interna, perché su i decreti attuativi della legge delega le commissioni del Senato e soprattutto della Camera avevano votato all'unanimità, quindi tutto il gruppo PD aveva votato una serie di posizioni, di opinioni, di questioni che era stato chiesto al governo di tenerne conto in sede di approvazione del decreto, in particolare sui licenziamenti collettivi, sui licenziamenti legati ai fatti disciplinari per avere un principio di maggiore adeguatezza e via discorrendo. Il governo e Renzi in modo assolutamente arrogante ha votato e approvato quei provvedimenti. Questo apre un problema politico grandissimo. Primo, per il metodo e per il contenuto. Secondo, e io su questo voglio aprire una parentesi, credo che abbiano fatto molto bene i deputati che sono usciti alla Camera sul voto della legge delega e credo che bisognerà continuare su questa strada, perché mi sembra che Renzi capisca solo il linguaggio della forza e non quello del dialogo e dell'equilibrio. Voglio dire che il metodo Mattarella si è imposto, diciamocelo, anche perché la minoranza interna ha saputo combattere in modo unitario. Io credo che se i nostri senatori non uscivano al Senato sull'Italicum e se i 140 deputati della minoranza non si riunivano prima, forse Renzi non seguiva il metodo Mattarella e forse alla fine leggeva Padovan come Presidente della Repubblica, che forse gli piaceva di più di Mattarella, dico io, sospetto io. E quindi lì abbiamo fatto una battaglia politica dove abbiamo dimostrato di avere il coraggio anche di andare ad un confronto serrato. Il secondo problema è che questa scelta allontana parte dei nostri iscritti e dei nostri elettori, e questo è il problema poi più grave di tutta questa cosa. La scelta del governo rischia fortemente di ulteriormente di demotivare gli iscritti e gli elettori. Dato che a Bologna si vota per le elezioni comunali e veniamo da un'elezione regionale dove abbiamo visto qual è il livello di astensionismo, il problema per noi è molto più grave ancora. La seconda cosa che volevo dire riguarda invece la situazione di Bologna. Io sono molto contento dell'elezione di Francesco. Credo che il programma che lui ha presentato, ma soprattutto il suo profilo, che mi sembra quello di un politico di professione finalmente e non di uno cercato per strada per caso, quindi insomma di uno che ha fatto tutti i percorsi che bisogna fare per far politica, non è un'invenzione, credo che ci siano i presupposti per far bene. Qui però credo che sia importante anche
l'elezione di Francesco perché non abbiamo seguito il metodo Donini e non abbiamo cercato un candidato unitario, abbiamo aperto un confronto, come diceva Andrea, molto chiaro, limpido, trasparente, tra tre persone degnissime. Alcuni non li conosco molto bene neanch'io, ma sono anziano, quindi più giovani non li conosco, però da quello che ho potuto leggere, insomma, tutte persone rispettabili, e sulla base di questo l'assemblea ha votato. Questo è il metodo per fare i dirigenti. Spero che anche per il segretario regionale seguiamo il metodo Critelli, non il metodo Donini. Lo dico a Andrea, che invece è un po' nostalgico del metodo Donini, avendo essendo uno dei protagonisti del metodo Donini. Anche sono Critelli una mano lo dai la mia. No, ma io, dato che io ho sempre, mi pongo sempre l'obiettivo di dare un contributo positivo anche quando faccio qualche osservazione critica. Quindi, dato che stavolta hai adottato il metodo Critelli, spero che tu continui su questa strada, che giudico molto più positiva del metodo Donini. Questa è la mia opinione. E mi auguro che per il segretario regionale facciamo uguale, perché sono molto preoccupato, ma non ho il tempo per dire tutto quello che penso del segretario regionale. E ultimissima questione, perché appunto Mimmo mi sta già richiamando all'ordine, è questa. A Bologna ci sono molti problemi. Credo che Francesco abbia chiarito bene l'importanza che lui attribuisse a ricostruire un rapporto più saldo con gli iscritti e con gli elettori, quindi non mi dilungo, lo sottolineo perché lo condivido. Qui c'è un grosso problema sul governo. Io sono d'accordo con la conferenza programmatica, penso che sia una scelta giusta e doverosa. Penso però che quella conferenza vada preparata con una discussione vera, non precostituendo il risultato. Io capisco che tatticamente, con tutto il casino che è venuto fuori sui giornali in questi giorni, Francesco dovesse blindare Merola, quindi non mi stupisco. Però ci sono dei problemi e sarebbe bene che li vedessimo apertamente se vogliamo aiutare Merola, se no lo aiutiamo a andare nel fosso, se non lo critichiamo positivamente. Quindi io penso che su questo va fatta una discussione seria. Ci sono episodi recenti, prendo il caso Seribo, che dimostrano che ci sono dei problemi di gestione e di funzionamento del comune. Anzi, io consiglierei a Francesco, invece di fare dei corsi per giovani, fare dei soliti master per giovani dirigenti e amministratori, di utilizzare Federico Castellucci. Ha fatto un'intervista sulla vicenda Camst sul Carlino l'altro giorno, che lo considero un piccolo manuale del perfetto amministratore. Forse è meglio usare gente come Castellucci a insegnare ai nostri amministratori come si fa a amministrare e tenere i rapporti. Ecco, quindi credo che su questo, insomma, bisogna fare una discussione vera, non finta, perché se facciamo una discussione finta rischiamo di perdere le elezioni. Questa è la mia opinione. Giusti, e dopo si prepara l'antuono. Mi dai una cosa? Cioè, no, quando sono al quarto di nuovo, ti ringrazio perché sì, no, purtroppo stamattina mi sono svegliato un po' anzitempo. Scusa, e questa è la cosa. Sì. Ti dicono cosa dire con la cuffia? Sì, scusa, perdonami. voi siete i miei compagni di partito? O cioè, com'è questa cosa? C'è buon compagno. No. Ho preso degli appunti e in parte forse mi toccherà anche di leggerli un pochino, perché sennò rischio di fare un po' di casino. Comunque, dicevo, stamattina mi sono svegliato un po' anzitempo e come voi immediatamente riconoscerete, questo mi ha fatto male. E ho cominciato un attimo a riflettere su una cosa che è piuttosto peregrina, poi vedremo se è collegata o meno con il titolo di questo dibattito, che secondo me è un titolo molto pregnante. Riflettevo sul termine rivoluzione, perché io credo che
che Bologna venga da una lunga fase, insomma, di stanchezza, che indubbiamente, così come è stato ricordato, la crisi generale, no? Ma diciamo, occorra una fase, ora tutti noi l'abbiamo riconosciuto, una nuova fase propulsiva. E pensandoci mi è venuto in mente che il termine rivoluzione non significa quello che noi normalmente pensiamo, cioè capovolgimento e così via, no? Ma viene da una radice latina, cioè da revolvere, quindi sostanzialmente ritornare, no? Ripensare, ritornare, rigirare le cose. Mi è venuto in mente anche, sempre questa mattina, quindi un personaggio che ha segnato la nostra vita cittadina con un'intelligenza che per molti anni è stata anche silenziosa ed è stato Guido Fanti, no? Guido Fanti è una personalità a cui si deve, una delle prime personalità a cui si deve, se tutti noi oggi siamo seduti in questa sala, è stato uno dei primi che ha intuito la possibilità, la ricchezza di andare a pescare, no? E di fare proprio delle culture altrui, ed in particolare ha gestito la importante fase del insomma, in parte la prefigurata del Concilio Vaticano II a Bologna. Guido Fanti, in una sua tarda riflessione, confessò a un mio amico, cosa che io avevo anche, diciamo, imprudentemente già fatto indipendentemente, che lui considerava il più grande sindaco di Bologna, adesso lo dico qua un po' pubblicamente, ma il cardinale Lercaro, no? Le ragioni di questo sono nelle importantissime realizzazioni territoriali, culturali, eccetera, eccetera. Non posso spendere parole, no? Ma il cardinale Lercaro, quando è venuto qua a Bologna, non era quello che poi è diventato, tant'è che si era connotato per l'iniziativa dei frati volanti, di cui molti di quelli che poi lo hanno seguito, che sono venuti qui al suo seguito, che sono arrivato agli anni 60. Sì, adesso devo accelerare con brutalità. Su bifi veloci. Sì. Beh, insomma, sicuramente quando è arrivato qua Lercaro non pensava che avrebbe portato qua Kenzo Tange e così via, no? E non ha pensato che avrebbe costruito una fase che transitoriamente ha, ad esempio, su questo tema contraddetto gli orientamenti urbanistici di Bologna per il trentennio successivo. Allora, il punto è che, guardate, quelle fasi di avanzamento sicuramente sono state legate alla rivoluzione industriale, quindi al boom economico, eccetera, eccetera, ma c'è stato anche un altro tipo di ossigeno che hanno consentito quella reazione. Le fasi importanti di rivolgimento culturale in generale, insomma, dell'umanità, hanno un'importante base etica, tra l'altro, no? E quindi la stagione dei diritti civili, lo stesso Concilio Vaticano II. Ora io ho pensato a che mi è venuto in mente, in un discorso abbastanza conseguenziale, la parabola dei talenti. Guardate, la parabola dei talenti, per quelli che come me non hanno fatto i chierichetti, sì. Guarda, dammi un ulteriore minuto perché sennò poi non ce la faccio cioè, dopo alla fine va tutto in vacca. La parabola dei talenti è quella cosa, per quelli che non hanno fatto i chierichetti come me, che dice che impone un'etica violentissima, no? Perché a cui è stato dato un talento e che lo custodisce tutto sommato fedelmente e lo restituisce, viene scacciato. Quindi c'è un'etica violentissima della prolificità, della fecondità. Bisogna essere fecondi, bisogna ricevere qualche cosa e dare molto di più. Ora, questa probabilmente come etica personale è veramente una cosa di grande violenza, ma come etica per la politica invece è una proposta tutto sommato sensata. E io credo quindi che il nostro partito, nelle stanchezze più che trentennali sul piano culturale, della programmazione delle attività produttive, dell'urbanistica, della mobilità, e potremmo metterci di tutto, credo avrebbe bisogno veramente di una... Sono d'accordo con l'idea di una conferenza programmatica e anch'io penso che dovrebbe essere vera, ma non vera soltanto
per entrare, diciamo, in rapporto dialettico con l'amministrazione, ma anche in rapporto dialettico con una nostra storia ideologica, insomma, anche di idee minute di gestione e di pura amministrazione e non di avanzamento politico, scientifico, produttivo, civile, eccetera, eccetera, che dura da 30 anni. Quindi vanno benissimo, secondo me, anche i circoli tematici, se volete, però l'esperienza dei forum dice che noi abbiamo bisogno di una macchina partito solida che è in grado di decidere e di supportare il segretario, che non può ovviamente prendere le scelte decisive per 700.000 persone o perlomeno proporre queste scelte alle amministrazioni con il... con semplicemente il piglio del buon padre di famiglia. Scusate per il... La città è ferma, ma se il partito si muove lo sentirà e seguirà sicuramente. La dottoressa Dottore si prepara il papaleo. Allora, buongiorno a tutti. Io non sono iscritta al PD, non ho una storia nel PD e mi piace dire qualcosa proprio per questo. È un po' di tempo che partecipo a queste iniziative, non faccio altro, non ho militanza, ma osservo da un sacco di tempo e credo che come me lo stiano facendo altre persone. Osservo tutto quello che sta facendo il PD, che è la forza, chiamiamola così, il partito, quello che volete, insomma non ha importanza, che più si avvicina a quello che io vorrei. Io sogno una sinistra, se si può dire sinistra, un pochino ideale, che non vedo in nessun partito dell'arco costituzionale, che non ho... che non vedo soprattutto per motivi etici al di fuori dell'arco costituzionale, d'accordo? Se così vogliamo dire. Mi sono avvicinata a queste iniziative perché sono amica, ma non solo per questo, della Loretta Bittini, ma anche se la Loretta Bittini a volte è molto antipatica, è una persona che ha, secondo me, le abilità e l'energia per portare persone. Come è successo per me, al di là del discorso dell'amicizia, e questa è una delle cose che volevo dire. Ci sono delle persone che appartengono e che agiscono nei circoli che hanno queste abilità e che probabilmente possono essere importanti, al di là della Loretta, per nel tessere questa rete. Da esterna dico, ma la questione morale, se esiste una questione morale, cioè so che sto banalizzando molto il discorso, ma che sto interpretando quello che forse molte persone che sono al di fuori delle logiche, anche nel senso buono del termine di partito, potrebbero pensare. Liberiamoci, vorrei dire io, di tutto ciò che è corrotto o che può apparire come corrotto, per cui facciamo pulizia anche delle persone. Questo è un modo, secondo me, per riuscire a non perdere voti, a non continuare a perdere voti. So che ho detto una cosa estremamente banale, ma credo che dietro il ragionamento possa essere molto più articolato. Per cui esiste una rappresentanza, ci sono delle persone elette, quindi c'è una rappresentanza, questa rappresentanza la vedo come condizionata nel senso buono del termine, non condizionata nel senso di legame impedimento, ma condizionata a quelle che sono le volontà, i sentimenti, la partecipazione della, si può dire, ogni tanto dico si può dire perché dietro ci sono mille input, base, d'accordo? E finisco dicendo che le persone nuove che vengono da fuori, che non appartengono alla storia del PD o che possono dare un nuovo contributo, secondo me, come diceva prima Paruolo, va benissimo, certo non devono essere persone imposte dall'alto, certo devono essere persone che vanno a rivendicare ruoli che comunque dal punto di vista morale, dal punto di vista sociale, non hanno. Per cui non bisogna fare la quadratura del cerchio, perché poi si rischia anche di essere ridicoli e di perdere del tempo utile. Grazie. Papaleo, dopo abbiamo altri tre interventi, abbiamo chiuso, così a mezzogiorno in punto facciamo parlare il segretario.
Allora, buongiorno a tutti e a tutti, mi chiamo Domenico Papaleo e niente, cercherò di essere sintetico e di dare alcune suggestioni. Se non sbaglio, tra 2 mesi circa noi ci troveremo a celebrare un anniversario che spero venga valorizzato giustamente e con l'importanza che merita, che è quella dell'adesione del Partito Democratico al Partito Socialista Europeo. Credo che questa data sia stata un po' uno spartiacque per la storia del centro-sinistra italiano degli ultimi anni e credo che forse dovremmo anche interrogarci su come celebrare questo avvenimento e qui diciamo fornisco un assist ai compagni che sono qui al tavolo e vedere se Bologna, che ricordo a tutti è la città che ha avuto come sindaco Renzo Imbeni, possa rivestire un ruolo insomma nel ricordare questa recente, diciamo, il primo anniversario che ci andiamo a celebrare. Credo inoltre che non sia stata solo un'adesione formale a una famiglia politica, la famiglia politica dei socialisti europei è quella, per intenderci, quella di Martin Schulz, ad esempio, che durante la campagna elettorale alla domanda sulla laicità dello Stato, in un dibattito in televisione con gli altri candidati nella commissione, disse che secondo lui i simboli religiosi non dovevano essere presenti nei luoghi pubblici e io devo dire che di fronte a quell'affermazione cominciai, non ero ancora iscritto al PD, a sentirmi un pochino a casa. E cosa ha significato per il Partito Democratico aderire al PSE? Ha significato anche avere una visione maggiore di come si sta in Europa e credo che sia sotto gli occhi di tutti vedere i risultati che il governo italiano e la truppa, scusate il termine, di parlamentari europei che noi abbiamo a Bruxelles stanno cominciando a ottenere. Penso al piano Juncker, un piano sicuramente più debole rispetto a quello che pensavamo in precedenza, ma nello stesso tempo anche a essere capaci di relazioni internazionali fruttuose come quelle che hanno portato a questo inizio abbozzo di accordo tra l'Eurogruppo e la Grecia rispetto al futuro di quel paese di cui sappiamo tutti qual è la condizione. Nello stesso tempo c'è un quadro nazionale in cui è stato richiamato più volte il Jobs Act, ad esempio, che io ritengo non essere l'unico strumento per creare buona e piena occupazione. Le regole aiutano ma non servono e quindi dovremo puntare soprattutto su quegli investimenti che siamo riusciti, diciamo, in Europa tramite l'azione politica a ottenere per creare buona e piena occupazione. Sul Jobs Act credo che ci siano luci ed ombre, credo che sia un compromesso tra alcune richieste anche della stessa CGIL paradossalmente e però d'altra parte anche di partner temporanei di governo come il nuovo centrodestra. C'è da dire che non ci veniamo a raccontare che fino a ieri era tutto bellissimo però e che da oggi ci sarà miseria e rassegnazione in questo paese per colpa del Jobs Act, perché licenziare era possibile anche ieri. Ritornando sulle questioni più legate al locale, noi avremo un congresso regionale a breve, è stato citato, credo che sia importante una buona occasione di dibattito su alcuni punti, cioè analizzare cosa cambierà, se cambierà, come mi auguro, il titolo quinto della Costituzione, quindi come un partito possa trovarsi dentro una regione anche a governare questo cambiamento. Credo che sia l'occasione del congresso regionale di stabilire nuove relazioni tra le province, tra le città, tra le aree metropolitane. C'è un tema che coinvolge tutta la regione, da Rimini a Piacenza, che è quello delle infiltrazioni mafiose, quindi probabilmente manco un minuto? Già fuori. E quindi insomma finisco dicendo che mi auguro che questo congresso regionale sia l'occasione anche di approfondimento di temi che riguardano un po' tutte e tutti noi. Grazie. Devo parlare a te, quindi. Date più un minuto allora. Anche il segretario. È umano. Sì, no, così ringrazio. No, così sto minuto ringrazio Giulio Raulcio e Giuseppe Buscaveri che hanno organizzato a te. Giulio sta preparando giovani che sono al banco della parte culturale. La parte culturale. E poi anche il vice che è arrivato fuori tanto, il vicepresidente del quartiere. Perché dopo ci sarà. Anche Leonardo. Dopo
Senti, cioè, un buon aperitivo, cioè, mi ha preparato una cosa abbastanza diretta. Stamattina si è messo a preparare insalata di riso e quant'altro. Tu, Marchesini, subito. Giulio, dai che andrà a finire. Hai uscito, quello è di parte. Giulio, grazie. Il capogruppo del quartiere che oggi purtroppo non può venire, dove andate a Milano. A Marchesini? No, vado a parlare. Marchesini parla. No. Buonasera. Parla quando mangiamo Marchesini. Sì, è appena sito. Fai come Sanremo. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, cos'è quello che ha fatto nella prima cosa si canti oggi? Sì, adesso racconta la sua ultima esperienza. Allora, Daniela. È molto impegnativo, secondo me, per un segretario, per quello ho aspettato di tornare. Sì, però ti devi mettere qua, se no non ti ripeto. Non so quanto fosse impegnativo. No, per il microfono, Daniele. Per il segretario, come è avvenuto domenica scorsa, blindare il sindaco Merola. E il sindaco che si dichiara per lui domenica, quindi c'è stato un bel incontro domenica. Ma ogni giorno vediamo, parlo di Bologna, ogni giorno c'è qualcuno che blinda il sindaco. Oggi è Taddei, no? Autorevole esponente economico della segreteria nazionale. È stato detto da qualcuno prima di me che ci sono problemi a Bologna. Allora ci sono stati problemi. Poi in comune ci siamo, quindi per l'istituzione, c'è qui Marcheselli che fa parte del consiglio d'amministrazione, quindi stanno iniziando a lavorare, ma ci sono stati problemi, non per lagnarsi, perché si ragiona sulle cose, no? Seribò è il piano di privatizzazione, così chiamato, con i lavoratori che non sono tranquilli sul loro futuro, e quindi dibattiti e commissioni. E poi c'è il cantierone, e poi ce n'è. Ci sono tanti problemi ieri e anche tante soluzioni trovate. Ieri io sono tornata da Roma insieme a degli amici come di San Donato, però di Borgo Panigale, che mi hanno detto a me, segretario, ma sapendo che vedo il sindaco e così via, guardate bene, manca voi, come se fossimo, manca un anno all'elezione, poco più, e Merola non va bene, Merola perderà. Allora io ho detto, beh, aspetta un attimo adesso, cioè cerchiamo di capire bene che cosa, perché dici questo. C'era molta preoccupazione, la voglio dire qui, perché insomma qui c'è paura di perdere. Io volevo sapere se c'è questa consapevolezza, segretario, di questa difficoltà, e come una blindatura, se può servire ed è importantissima, se liste parallele che dicono ti vogliamo aiutare, che vengono fuori quotidianamente, bastano, se in aggiunta una conferenza programmatica basta, già due dicono vera, perché la metà penserà che sia finta, non lo so, cioè spero bene che sia vera, che qualcuno possa dire quello che pensa, se no è che veda realizzato anche qualche obiettivo. Quindi ecco, volevo sapere questa consapevolezza, se c'è nei vertici oppure no. Disponibili naturalmente noi che siamo lì accanto al sindaco, poi a essere leali, ad approvare quello che si deve approvare, anche se spesso ci sono difficoltà nell'approvare, però poi si approva. Aggiungi la pubblicità dei negozi anche. La pubblicità dei negozi. Sì.
Buongiorno, vedo che con l'agendamento stringe, per cui cercherò di stare anche sotto i 5 minuti, intanto per schemi ovviamente, perché lo sviluppo delle cose che sto per dire esigerebbe una serie di argomentazioni che il tempo non ci permette di fare. Ecco, c'è un aspetto dicotomico che vorrei, cioè doppio, che vorrei sottolineare, la difficoltà di considerare in modo pienamente positivo l'operato del governo, soprattutto in materia di politica economica, rispetto alle esigenze e rispetto alla storia e rispetto agli interessi concreti che noi abbiamo sempre rappresentato, e che poi si riflette nella difficoltà di declinare a livello locale, soprattutto in una realtà come la nostra, con forte diciamo accento storico, non dico più ideologico, ma storico, sicuramente di prassi e di rapporti che ci uniscono da una vita, per cui è difficile. Io mi rendo conto che il compito di Francesco sarà molto difficile, soprattutto nel rapportarsi rispetto all'interesse che deve rappresentare politicamente in questo territorio, comunque nell'area metropolitana, in relazione a quella che è la percezione del partito dalla nostra gente per come viene rappresentato a livello di politica governativa. Secondo me questo è un aspetto molto delicato, molto complicato, che può essere in qualche modo attenuato attraverso una forma di partecipazione che con questa conferenza organizzativa potrebbe avere una sua canalizzazione, nel senso di poter recuperare anche tutte quelle persone che si sono allontanate alle ultime elezioni, e perché non vedono come interlocutore credibile in quanto a politiche effettivamente realizzate il nostro partito, bisogna dircelo, altrimenti ci prendiamo in giro. Noi siamo quelli, diciamo, più coinvolti, perché storicamente abbiamo un percorso, un'attività politica, un'attività lavorativa che ci permette, che ci è sempre, oltre alla passione, che ci ha sempre permesso comunque di ammortizzare anche momenti molto tristi di questi ultimi vent'anni quantomeno. Per cui come riuscire a contemperare i diversi interessi completamente e in modo a volte completamente diversamente rappresentati a livello di politica nazionale, a livello di politica locale, credo che debba essere il compito anche della nostra classe dirigente, dei nostri deputati, di Andrea, da Francesco e da chi sarà a livello regionale l'interprete di quella che è la tradizione, diciamo, più importante della sinistra italiana a livello di Emilia Romagna. E questo è un aspetto. Poi c'è l'altro aspetto più, diciamo, di prassi: come strutturare questa conferenza organizzativa e pensare a chi coinvolgere, perché è vero che si può e si dovrà parlare diffusamente nei circoli, però c'è tutto un mondo attorno al partito e nella società bolognese, e che è un mondo molto attivo di volontariato, non necessariamente di matrice, diciamo, cattolica molto importante, pensiamo alla Caritas, il ruolo che ha a livello bolognese e anche di altre associazioni collaterali, ma tutto quel collateralismo di volontariato, di passione, di buone prassi, anche di azioni concrete rivolte ai più deboli, che sono sempre state patrimonio della nostra sinistra, non si riconoscono più pienamente nella linea seguita dal partito, e lo abbiamo visto con le defezioni che ci sono state alle ultime elezioni, sulle quali secondo me non si è approfondito proprio da questo punto di vista, proprio sociologico se vogliamo, prima ancora che politico. Quindi la credibilità dei nostri dirigenti passa anche attraverso la capacità di coinvolgere questi soggetti. La conferenza va bene, ma ci vorrebbe quella che una volta, dopo la prima guerra mondiale, fu fatta, si chiamava commissionissima, che doveva delineare un progetto futuro di sviluppo del paese attraverso l'inserimento di tutte le intelligenze per i vari comparti, diciamo, in cui si sviluppa l'attività politica in generale. Mi riferisco alla giustizia, quindi ai problemi di legalità legati all'infiltrazione sul nostro territorio, mi riferisco alle categorie professionali, che non,
non sono più presenti nella vita politica del partito. Per categorie professionali intendo poi quelle che a volte forniscono i cosiddetti colletti bianchi, queste infiltrazioni che costituiscono un tessuto connettivo ultroneo, come si direbbe, rispetto ai reali interessi che la società dovrebbe rappresentare attraverso un'azione politica più pregnante. E quindi come coinvolgere, in che misure e a che livelli di responsabilità, per fornire poi a te e al gruppo dirigente ulteriori strumenti di valutazione di come vanno le cose, che diceva la Turci e se o qualcun altro, c'è questa percezione diffusa dell'inconsistenza del sindaco in questi anni e per il futuro, l'incapacità eventuale di poter rappresentare al meglio l'amministrazione. Però un conto è la Vox Populi, un conto è poi avere strumenti concreti e proposte concrete rispetto alla risoluzione del problema degli sfrattati, rispetto al patrimonio comunale, rispetto al patrimonio dell'ASP, rispetto a tutta una serie di iniziative che non sono state per esempio affrontate adeguatamente dal protocollo con la prefettura, perché c'è un gettito economico molto basso rispetto alle capacità di affrontare i cosiddetti incapienti, le difficoltà degli incapienti a pagare gli affitti, quindi di trovarsi con uno stato esecutivo. Ecco, problemi concreti che però esigono anche soluzioni tecniche, anche giuridiche, volte di supporto a un'attività politica efficace. Ecco, grazie. Da di là, sì, perché abbiamo la RAI. Abbiamo la scritta. Due cose velocissime, una sul Jobs Act. Anch'io sono stato e sono sostanzialmente contrario all'impostazione di certi istituti del Jobs Act. Però è andato. Quindi a questo punto abbiamo tolto tutti gli alibi a una certa parte di Confindustria, a una certa parte di parte imprenditoriale, e a questo punto dobbiamo andare a vedere quali sono i risultati effettivi. Dovendo chiedere, questo sì, al segretario, la disponibilità ad un anno data a rivedere quelle condizioni. Però io a questo punto direi chiudiamola quella pagina brutta e guardiamo avanti, perché altrimenti veramente non ne usciamo. Su un piano più locale, io devo dire che il sindaco migliore che ha avuto Bologna probabilmente è stato Francesco Zanardi, per quello che riguarda la parte amministrativa, e Giuseppe Dozza per quello che riguarda il bene e l'amore che i bolognesi hanno avuto per il proprio sindaco. È vero, vedo diversi in sala che fanno riferimento al fatto che sono sindaci datati, certo, però credo che rappresentino davvero degli esempi. Anzi, a questo proposito vi dico che il 3 di marzo in Sala Borsa verrà inaugurata una mostra bellissima su Giuseppe Dozza, se la volete andare a vedere, credo che sarà una cosa molto bella. E questo per arrivare ad oggi. Se i riferimenti sono questi faccio un po' fatica, però devo dire questo. Io credo che questa amministrazione, da un punto di vista amministrativo, di cosa ne stia facendo. Potremmo discutere sulla tempistica. Banalmente, un cinese che viene all'Expo il 2 di maggio, se viene a Bologna, non può vedere né via Rizzoli né via Ugo Bassi. Magari sulla tempistica potevamo ragionarci, però di cose se ne stanno facendo rispetto alle penultime amministrazioni. Quello che manca in modo totale e assoluto è la comunicazione rispetto ai cittadini. Cioè, i cittadini non sanno o percepiscono in modo negativo quello che viene fatto. E questo lo dico in un quartiere, la Cirenaica, che è sottosopra. Non so se voi avete fatto un giretto in Cirenaica, la Cirenaica è sottosopra. L'ultimo, quello del crollo che c'è stato sul ponte, con dei disagi enormi che ci sono stati, non ha visto alcuno dell'amministrazione civica venire in Cirenaica e raccontare a quelle centinaia di famiglie che vivono sul e nei pressi del ponte
che cosa era successo, che cosa non era successo, che cosa si stava facendo, che cosa non si stava facendo per sistemarla. Non è molto, ma è un modo di parlare, un modo di essere vicino ai cittadini, per dire loro, per far sentire loro la presenza di chi hanno votato per risolvere i loro problemi. Non credo che ci voglia molto da un punto di vista della deontologia o di scale di valori che fanno riferimento all'etica per banalmente andare dai cittadini e raccontare che cosa si sta facendo, che cosa... Ci sono delle centinaia di famiglie e migliaia di persone interessate a questo, purtroppo non si è fatto. Quindi vanno benissimo le conferenze, vanno benissimo delle cose che alla fine corrono il rischio di essere autoadempientesi, cioè lo stesso circolo, lo stesso giro di persone che parla, si parla e che non arriva a delle conclusioni che sono conosciute, che vengono conosciute. Io ricordo Cofferati, quando venne eletto, diceva che lui tutti i lunedì sarebbe stato a disposizione dei cittadini in comune per sentire i problemi. Credo che i lunedì siano stati un paio sui 250 che aveva a disposizione. Grazie.